Cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Conoscere i funghi. Parliamo oggi di un piccolo lattario che cresce nei boschi montani di abete rosso. Si tratta di Lactarius badiosanguineus, un fungo da dimensioni medio-piccole. Il diametro del cappello infatti raggiunge al massimo i 4, 5, 6 cm di diametro, difficilmente va oltre, ma caratteristico di questo fungo è la colorazione molto carica, quasi nerastra negli esemplari giovani, e qui poi ce n'è un esemplare piccolino, molto piccolo, che si vede, eccolo, lo raccolgo. Guardate quanto è scuro questo piccolo esemplare. Poi via via con la maturazione si ha un graduale schiarimento del colore fino a diventare di color aranciato fulvo brunastro negli esemplari adulti, che conservano però sempre al centro una colorazione un po' più carica. Il margine del cappello tende a spianarsi e a divenire nei funghi adulti, nei funghi maturi, un po' irregolare e sinuoso. Se andiamo a vedere la superficie inferiore troviamo delle lamelle che sono di color bruno più chiaro, sono lamelle molto fitte, leggermente decorrenti sul gambo. Il gambo presenta una colorazione più carica che richiama la colorazione del cappello ed è piuttosto snello, cilindrico, leggermente ingrossato alla base, ma non sempre. Se noi andiamo a scalfire, a fare un piccolo taglietto sulle lamelle, vediamo che fuoriesce del lattice bianco. Questo lattice ha un gusto un po' acre. Ricordiamoci che i lattari a lattice bianco sono da considerare in generale lattari da non consumare. Il fungo ha una carne che è cassante, qui vedete si spacca come il gesso, come il polistirolo, come le russole del resto, e anche il gambo in questo caso emette una certa quantità di lattice che è un po' sieroso. Il fungo è abbastanza comune nei nostri boschi, ma è legato all'abete rosso, quindi difficilmente lo troveremo in boschi diversi da questo. Abbiamo conosciuto Lactarius badiosanguineus, una specie non commestibile dei boschi montani di abete rosso, ed è tutto per oggi. Ci rivediamo con una nuova specie.